Ma io credo che si possa fare educazione dal punto di vista alimentare per evitare in modo preventivo questo incontro poi drammatico sul piano successivo della vita con il diabete, con la malattia subdola. Io sono affetto da diabete, quindi consiglio a tutti, soprattutto mammi, papà, anche per i bambini, perché a volte sono bambini che non sanno di essere affetti da questa patologia. Quindi è importante quello che fanno qua l'associazione con Anni e con gli altri, ringraziando i professori che sono qua, che si danno da fare in maniera generosa e entusiastica per venire incontro a tanto personale che è richiamato insomma a sottoporsi a questo screening che loro fanno in maniera diciamo gratis. E io ho consigliato anche di farlo nelle scuole per i bambini in modo tale che i genitori siano un po' più tranquilli e ci sia questa educazione per evitare che insomma, uno possa essere afflitto successivamente con momenti che poi possono risultare anche molto molto drammatici. È possibile prima prevenire, oggi è possibile prevenire, speriamo di farlo, l'invito a farlo da parte di tutti. Oggi abbiamo festeggiato e ricordato un anno di attività presso il Centro Beneventano attrezzato per l'Associazione Diabetici Meridionali, un anno di impegno di tanti medici volontari che hanno prestato la loro opera nei vari settori. È importante che questa associazione collabori con la sanità beneventana, senza competizione ma con estremo spirito di collaborazione, per dare una mano nella società, portando sul territorio quelle che sono delle piccole soluzioni per un grande problema. E speriamo e ci auguriamo che questo possa portare nel futuro ancora i suoi frutti.